Ce l'abbiamo fatta, secondo me. Sì, sì, perché abbiamo in linea gli statuto. Inutile dire che è un emusium per noi. Esatto, Oscar degli statuto. Oscar, ciao Oscar. Ci sei? Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Beh, parliamo con voi. Prima di tutto, per noi è un regalo gigante avervi in trasmissione, perché io e la Raimondella dall'altra parte del vetro abbiamo i nostri bei 50 anni e vi seguiamo da quando ne avevamo proprio... Sì, cioè, insomma, voi festeggiate i 35 anni di carriera e noi ce li siamo praticamente sparati tutti. Tutti? Grazie per tutti. La fedeltà. Insomma, è stato un piacere. Credo che lo sia stato anche per voi, perché sul palco, oltre a dire delle cose serie e impegnate, facevate anche divertire, insomma. E credo che succederà questo anche, faccio un gancione, domenica 8 aprile, quando vi attendiamo qui a Milano per un concerto festa, no? Sì, 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 noi suoneremo per festeggiare i nostri 35 anni all'Oibò, mm-hmm, Milano, e sarà l'occasione per proporre la scaletta che faremo per il tour dei 35 anni, quindi noi facciamo tutte le nostre canzoni un po' più conosciute e poi praticamente ne facciamo una per disco. Noi abbiamo fatto 15 album, ne facciamo almeno una per disco. Quindi scalettone, ragazzi, cioè una cosa da non perdere. Direi. Sì, sembra giusto inserire tutte quelle più importanti, poi non tralasciare nessun disco di quelli che abbiamo fatto. Quindi ci sarà sicuramente Rabbia e Stile che stiamo ascoltando adesso. Esatto, che sì, quella è la nostra prima canzone, ormai già è quella, da 7-8 anni facciamo sempre quella come prima. E poi non ci sarete, tra virgolette, solo voi, perché so che ci saranno degli ospiti, amici, tutti per un motivo ben preciso, insomma, sul palco con voi. Sì, ci sarà Omar Pedrini, ci sarà Ron, purtroppo... è arrivata la notizia che i Pancreas non potranno essere con noi perché hanno avuto un grave lutto, un gravissimo lutto. Infatti purtroppo hanno annullato anche il concerto che faranno domani sera. Ho capito. Dovevano fare domani sera non so dove. I Pancreas sono stati i nostri ospiti telefonici una puntata fa o due. La puntata scorsa, quindi ci dispiace a maggior ragione. Assolutamente. Insomma. E Ivan Cattaneo, giusto? E Ivan Cattaneo, sì sì. E tutti dicevamo per un motivo particolare. Beh, Ivan Cattaneo con voi è, in realtà ha in comune molto di più di quello che si può pensare a prima vista, no? Ma sì, perché lui ha fatto il disco Italia Ingraziati, dove c'erano più di una canzone arrangiate in chiave ska, mm-hmm, e la più famosa era Una zebra pua, che era stata adottata poi due anni dopo, nel 1933, l'anno appunto quando noi ci siamo formati, come sigla del programma Bandiera Gialla, che andava in onda su Italia 1, e nella sigla c'ero io con un altro mod di Trento che ballavamo, per collocare Bandiera Gialla di Rini. Hai detto la parola mod e dobbiamo dire certo. da dove viene il vostro nome, per chi non lo sapesse. Ce ne saranno quattro in Italia che non lo sanno, glielo diciamo. Statuto era la piazza dove si trovavano i mod di Torino, giusto? Sì, no, ma non è la piazza dove noi i mod di Torino ci troviamo. Vi trovate anche sì, dico, l'avete preso da allora. C'è ancora un movimento mod a Torino? Certo. Sì? Sì, per fortuna abbiamo ben quattro generazioni che si incontrano regolarmente in piazza ogni sabato pomeriggio alle 16. Ci sono quelli della prima ora, quelli della seconda ora come noi, ci sono trentenni, ci sono ventenni, ma anche ragazzini, adolescenti, quindi è sicuramente una cultura a Torino molto ben radicata. La nostra piazza è sicuramente una realtà veramente anomala, veramente unica al mondo, perché non ci sono molte altrove, ma sicuramente qua a Torino è la città più mod. Ma quello in Italia direi proprio di sì, ma non è che lo dico per vantaggi, non ce ne frega niente. Cioè. Beh, voi avete un'altra cosa anche molto bella, che è la curva maratona. Anche se sì, devo dire che noi adesso da qualche anno andiamo in curva primavera, perché nella curva opposta, perché per questioni di testa del tifoso, noi abbiamo scelto di non fare la testa del tifoso, prendiamo posto la parte opposta, perché siamo sicuri almeno di avere sempre il biglietto e avere un posto, diciamo, fisso, perché là va sempre via in abbonamento, e quindi per evitare di stare fuori siamo in curva primavera, non so, Ciccione, Moz, e così. Ecco, a me piace tantissimo cosa vostra, questa vocazione, questa attitudine proprio, anche ne abbiamo parlato prima parlando dei Sex Pizzul, che è un gruppo di giovani fiorentini, ma calcio e musica presi con la vostra rabbia e col vostro stile proprio. Mi piace che parliate di un calcio di una volta, quindi anche con te vorrei parlare anche di Giorgio Bubba, che ci ha salutato, che era il Cesare Castellotti della Sampdoria. Insomma, esatto, del Genoa. Con lui, Luigi Necco, se n'è appena andato, e sicuramente...
anche quella una generazione di chi raccontava il calcio, un calcio diverso, quindi era sicuramente favorito rispetto ai giornalisti attuali. Era più bello raccontare di quel calcio, se ne faceva parte, c'era un senso d'appartenenza. È un calcio che non c'è più, questo siamo tutti consapevoli e bisogna farsene una ragione. Ma sì. noi qua che tifiamo squadre, per cui noi abbiamo questa cosa per cui ci piace soffrire, no? Sì. E quindi io, da tifoso interista, ho sempre detto: se dovessi avere una seconda squadra in Serie A sarebbe il Torino. Cioè, beh, comunque anche. Beh, sì, poi perché è una squadra molto più legata alla città, cioè a Torino sì. maggior parte delle persone tifa Toro. E fuori ovviamente no, però no, ma infatti c'è proprio una collocazione diversa proprio. È come il Genoa per Genova. Sì, esatto. Ma sì, comunque c'è già meno differenza, già più diviso proprio per zone, per quartieri, sì, eccetera. Sì, invece sì. Torino proprio come città è decisamente più granata, mm-hmm. e nonostante siano anni che a livello di risultati non è che... Però il bello è anche questo, noi, tu sappi che noi siamo la radio ufficiale del West Ham Italia, per cui ci piace soffrire, no? Cioè, tifando il West Ham, sì, non si può non chiaramente non possiamo non avere simpatia per il Torino, che comunque è un po' Davide contro Golia, no? Cioè, è Luke Skywalker contro Lupin, sì, anche se comunque noi abbiamo sempre la nostra, abbiamo una storia unica, certo, ripetibile, che nasce con la tragedia di Superga, cioè non nasce lì, però l'appartenenza a qualcosa che da storia è diventata leggenda, che ci lega tutti quanti, che fa popolo granata, certo. E quindi questo nasce dal dolore che, ad esempio, io non l'ho vissuto, però come se l'avessimo vissuto in prima persona, quindi un tramandare di padre in figlio questa nostra storia, questa nostra proprio particolarità, ecco, ci rende comunque più forti, ci rende un qualcosa che va al di là della semplice tifoseria di squadre di calcio. Oscar, tornando alla musica, noi nella videoscaletta che pubblicheremo poi abbiamo anche inserito Coriandoli a Natale di Restagno, sì. della quale so che avete anche fatto una bellissima versione vostra, che però non ho trovato su internet, quindi non sono riuscito a pubblicare. No, non c'è su internet. Ah, ecco, infatti. Non so perché non c'è su YouTube. Era inserita nel nostro disco dal vivo Le strade di Torino. Ah, ok. Ecco, quella infatti. Però non l'ho trovata, ho messo quella di Samuel, so che comunque quella Subsonica, Max Carracci è nel vostro disco, mi pare di ricordare, o no? Avete buoni rapporti con Subsonica. Ma la domanda era appunto su... Cioè, il prodotto Max Carracci, il nostro ultimo disco, Max Carracci. Quindi... Infatti. Però la domanda è questa, io so che con Torino Musicale avete avuto un rapporto anche controverso, un po' di conflitto a tratti, insomma, e volevo chiederti com'è stato Torino Musicale adesso, perché cogliamo l'occasione anche per conoscere. Gente che vuole suonare, e che ha grande senso creativo, e c'ha tanta veramente voglia. Così, ma sì, poi anche proprio c'è ecco, forse la parola giusta è voglia di portare avanti la tradizione che esiste e che sempre esisterà. Gli spazi sono sempre più ridotti, i locali, ma un problema molto più generalizzato, che non solo a Torino, i locali sì. che i ragazzini non danno spazio se non fanno gli altri, esatto. Quindi questo è proprio la tristezza, il problema grosso. Perché parlavamo con un gruppo di Bologna, ad esempio, mi diceva che la tendenza è inversa, nel senso che Bologna sembra che stia abbastanza bene. Effettivamente Torino, che ha anche questa tradizione di cose originali, cioè sono venute fuori cose anche molto diverse, mi vengono in mente i Linea 77, da voi ai Linea 77, ai Subsonica, ai We Are Waves, ne conosciamo di torinesi, però appunto... Persiana Jones anche, no? Non so se sì, vabbè, loro Persiana non sono Vittorio, sono di Rivarolo. Rivarolo, sì, vabbè, però insomma... Quindi saranno juventini, dici? Sì, no, loro sono della Juve. Sono della Juve, allora non ne parliamo. Allora parliamo. del vostro singolo, Va tutto bene, che esce adesso, insomma, è uscito adesso, con Max Giusti, e se vuoi raccontarci anche qualcosa di quello, poi ce lo ascoltiamo. Sì, perché la canzone che abbiamo scritto per celebrare i nostri 35 anni, l'abbiamo... proprio anche nel testo c'è un punto della vita in cui si fanno delle riflessioni che devono sempre essere lucide ma ottimistiche, e volevamo un ospite molto particolare, che non fosse il solito per modo di dire un cantante, oppure sì. un personaggio, cioè uno showman, mm-hmm. diciamo così, cioè lui è veramente un artista invece a 360 gradi, sì, un amico, sì. Gli abbiamo proposto la canzone, lui è piaciuta veramente molto, è intervenuto anche questo autore in alcune parti del testo, è venuto fuori un brano che ci piace parecchio veramente. E così
l'abbiamo pubblicato. E come dici tu, a un certo punto si parla anche di acciacchi, ma alla fine va tutto bene. Insomma, noi che anche, come ti dicevo, anche noi siamo sulla cinquantella, quindi comunque cominciamo a vivere questa cosa e direi che il brano funziona e comunica quello che deve comunicare, secondo me, insomma. Bene, sì, non ci abbiamo provato, ma ci piace molto. Comunque. Allora, diamo ancora appuntamento per domenica 8 aprile, quindi questa domenica, all'Oibò di Via Benaco, qui a Milano, dalle 22, e ci saranno gli statuti e chi se li perde è un pazzo, quindi lucidare il Vespone e andiamo tutti a sentire gli statuti e con loro, come dicevamo, ci saranno Ivan Cattaneo, Omar Pedrini e Ron anche, giusto? Sì. Okay. Comunque va tutto bene, no? Beh, insomma, ce la facciamo andare, anche se mi aspettavo di più, va tutto bene, ma invece abbiamo passato di peggio. Va bene, allora okay. Ce l'ascoltiamo e ti ringraziamo e ti veniamo grazie a vedere domenica. Grazie a voi. Ciao, Oscar. Eccolo. È occasione. Adesso per il Torino ancora con Iago Falcone. Dicevo a